Si è tenuto a Pesaro il confronto tra i due Matteo sul palco della Festa dell'Unità regionale. Da un lato Ricci, già sindaco di Pesaro e oggi europarlamentare in quota Dem, dall'altro Renzi, che su un palco del PD non si vedeva ormai da anni. Un momento che si potrebbe definire quasi storico per la politica recente da questo punto di vista, soprattutto se il dialogo viene visto come l'ennesimo gradino messo per avvicinare il Partito Democratico Italia Viva a quell'accordo di cui tanto si discute negli ultimi giorni e che potrebbe ridare al centro-sinistra i numeri per confrontarsi ad armi pari con il centrodestra sia nelle Marche che alle future elezioni politiche. Io penso che matematicamente si vinca mettendosi assieme. L'altra volta nel 2022 la Meloni non aveva la maggioranza del paese, ha avuto la maggioranza dei seggi perché siamo andati divisi. Ora non riapriamo quella pagina lì se non ne usciamo, ma se ci mettiamo d'accordo su alcune cose fondamentali si vince nelle Marche e si vince a livello nazionale. È chiaro che ciascuno di noi deve fare uno sforzo, noi per primi, per trovare i punti di accordo e non è facile. Intanto c'è immediatamente una cosa istituzionale che è il referendum sull'autonomia, però prima ancora che il referendum sull'autonomia, secondo me c'è un tema che si chiama ceto medio, gli stipendi, la gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese, c'è un problema di spese per chi va a scuola, per chi va a lavorare, per chi era abituato con uno stipendio normale a vivere e che oggi invece fa fatica. 10 anni fa noi facevamo gli 80 euro, è un altro mondo, oggi gli 80 euro non basterebbero con l'inflazione che c'è, ci vorrebbe almeno 160 euro per il ceto medio, la partita è quella, ceto medio. Parole che sembrano portare ad un avvicinamento, quelle dette da Ricci al termine del confronto, che parla di una strada comune da intraprendere per contrastare il governo Meloni. Ovviamente c'erano sostenitori di Renzi, persone più critiche, però è stato un dibattito molto interessante, frizzante e al tempo stesso credo utile per il paese. Non possiamo mettere veti, perché se mettiamo veti regaliamo la vittoria alla destra. L'abbiamo già visto nel 2022, eravamo divisi in tre, la Meloni ha vinto senza neanche giocare la partita. Quello scenario lì non possiamo più permettercelo, non è facile, ma dobbiamo lavorare sui programmi e prepararci all'alternativa presto, perché l'autunno sarà turbolento per il governo e non è detto che non si voti prima del 2027. Speriamo di aver dato il nostro contributo, volevamo aprire questa discussione, dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra intorno al Partito Democratico e per fare questo serve anche un partito di centro, liberale. Questa apertura di Renzi è importante, ovviamente ci sono tanti mal di pancia, tante ambiguità che dobbiamo sciogliere. Però è un aspetto importante, non basta Italia Viva, come ho detto a Renzi, serve una forza politica nuova al centro, però Renzi non ha, diciamo, la forza, il consenso probabilmente per guidarla, ma ha l'intelligenza politica per favorirne la nascita. La politica ha delle regole molto chiare, con questo sistema elettorale. Se noi vogliamo battere il centrodestra dobbiamo prendere un voto più di loro per tornare al Buonasera a governo. tutti, io E il centrodestra in intanto Italia ha volevo sempre portare avuto tra il 40 e il i saluti di 45%. E quindi Vittoria dobbiamo voleva mettere essere insieme qui, un'alleanza larga, ci teneva un'alleanza però molto credibile, non un purtroppo fronte che i contro. lavori Non un l'hanno fronte contro, non bloccata basterà la in prossima volta comune, parlare ha male tentato fino solo alla della fine, Meloni. ma ha Dovremmo finito il dire le cose che non procedimento alle hanno fatto, 9 e ma quindi soprattutto era costruire un difficile progetto che ridia venire. una speranza Però all'Italia e questo io ovviamente vale anche dico per la la verità, nostra ho regione. conosciuto. Tutto tace, o quantomeno si svia invece, per il discorso inerente al tema di una sua possibile candidatura come presidente della Regione Marche. No, non è questo il Una momento dei festa candidati regionali, ancora non nazionale, sappiamo neanche quando si l'abbiamo fatta vota. al Si potrebbe centro, era votare una autunno bellissima del festa. 25 E come i giorni a aprile precedenti del l'abbiamo 26, fatta con quindi una il tempo persona in che non c'è politica è un più, elemento una fondamentale, non è il persona che ha tempo dei dedicato al candidati, Partito è il tempo Democratico però dei tutta la sua progetti vita, politici e una oggi abbiamo persona che ha parlato di un dedicato nuovo ai progetto fatti politico per nazionali, l'Italia alle ma anche queste per le Marche. comunità.